Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie intanto per la vostra presenza, grazie a tutti gli organi di informazione. Un nome anche dell'assessore Margheretta, del sovrintendente Domen e del sindaco di Aosta, siamo qui oggi a presentarvi un evento che per quanto riguarda la Valle d'Aosta sarà una grande occasione, un evento a cui abbiamo lavorato in questi mesi, un'operazione e un momento di grande visibilità per la Valle d'Aosta, ma soprattutto un abbinamento della nostra regione ad un marchio molto prestigioso che ci inorgoglisce. Un ringraziamento, e vi presenteremo l'insieme delle iniziative, al territorio, perché questa iniziativa che nasce dalla collaborazione tra la regione e Ferrari ha in un primo momento elaborato una possibilità di sviluppare le sinergie dovute per valorizzare il nostro territorio, dopodiché chiaramente ha coinvolto le amministrazioni comunali e gli enti interessati in Valle d'Aosta per cercare di costruire il miglior programma che potesse intanto soddisfare quella che è un'esigenza ogni anno in una regione in Europa per portare avanti un'iniziativa molto suggestiva che riunisce i 100 migliori collezionisti e proprietari Ferrari esistenti e luoghi che vengono appunto scelti per rappresentare questo evento. Quindi intanto siamo orgogliosi che la Valle d'Aosta possa essere così il luogo di accoglienza per un evento così importante, Cavalcade Monte Bianco 2018, che valorizzerà, al di là della denominazione che è già molto importante perché abbina il nome della Valle d'Aosta a uno dei suoi simboli che stiamo cercando di valorizzare attraverso un'operazione di riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO, e ad altri luoghi suggestivi, lo vedrete nel programma, e vorrei ringraziare chi assieme a noi ha garantito che questa possibilità fosse una possibilità concreta. Quindi, al di là del sindaco di Aosta che è presente, che rappresenta non solo la città ma l'insieme degli amministratori del nostro territorio, i sindaci dei comuni di Saint-Vincent, Mario Borgio, Corrado Giordano, Saint-Rémy-en-Bosse, Matteo Ferraris per la Tuile, Battistino Delcio per il Sogno, Armando Chantre per Biona, Tamara Lanaro per Châtillon, Franco Allera per Cogne, poi Skyway con Federica Bieler, la CVA con Enrico De Giro, l'AMU, il Casino con Giulio Di Matteo che è presente, il Grand Hotel Biglia con Santino Giusti, ma salutiamo la presenza dell'EA, l'Office Regionale di Turismo e l'Office de Courchevel. Perché questa conferenza stampa? Ecco, perché noi crediamo che al di là dell'evento in sé, di come è stato costruito, la comunità valdostana debba essere messa al corrente di questa grande opportunità che la Valle d'Aosta vivrà in questo prossimo fine settimana. Sarà anche, e ringraziamo sia le forze dell'ordine che tutta una serie di istanze che sono state messe in campo per appunto chiudere certi tratti piuttosto che garantire sia la circolazione che la possibilità di sviluppare questo evento, ma la Valle d'Aosta sarà per alcuni giorni effettivamente uno dei luoghi che sarà oggetto di un evento che appunto ha il prestigio che porta con sé. Quindi veramente un grazie per questa sinergia che in questi mesi ha portato al risultato che oggi vi proponiamo. Vorrei anche aggiungere che al di là dei luoghi che ritroverete nel programma, ecco, luoghi della nostra storia, del nostro territorio, da Cogne ai Sogni, attraverso il suo castello, il Teatro Romano, volevamo già sin da subito ringraziare perché al di là dell'evento che porterà visibilità e indotto alla Valle d'Aosta c'è anche una raccolta di fondi che verrà effettuata e che, come è un po' nello spirito di ciò che porta con sé questo evento, verrà devoluto per un bene culturale che noi abbiamo individuato, ce ne parlerà il sovrintendente, una parte delle lunette del castello di Sogna, e quindi ci sarà, al di là dell'evento promozionale, anche un momento molto importante di investimento per un luogo di cultura e di questo me ne siamo grati. Quindi io lascerei la parola a Aurelio Margheretta, assessore al turismo, allo sport, al commercio e ai trasporti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che giustamente assieme a noi ha costruito, e assieme a tutti i pezzi del suo settore, ha costruito
le sinergie che hanno garantito e che garantiranno questo evento al massimo successo.